Da un semplice divano di una stanza come tante, sta per iniziare Amici un'avventura emozionante. Se non sai più come fare, se ti trovi in mezzo ai guai, il numero che a fianco avrai. Ti risolvono i problemi. Un tuo cenno e sono là. Niente, è troppo complicato. Forza, chiamali e vedrai. Tutto può andare storto, ma ancora non per molto. Se il numero a fianco avrai, il numero a fianco avrai. Ok, esercitiamoci con i salti. Sei pronto, 4? Non ne sono sicuro. Andrai alla grande. È solo che devo saltare in così tante direzioni. Puoi saltare in 4 direzioni. Devi seguire il segnale luminoso. Può accendersi davanti a te, alla tua destra, alla tua sinistra, oppure dietro di te. Capito? Lo spero. Guarda il segnale luminoso e poi salta. Allora, davanti. Molto bene, prova ancora. A destra. Continua così. Oh, sinistra. Oh, non so. Questo è difficile. Sbrigati. Dietro. Oh. Non importa. Sei stato in gamba. Ne hai presi 3 su 4. Scommetto che tu ne prenderai 4. Spero di no. Io spero di prenderne 6. Salterò in 6 direzioni. Guarda. Davanti. Destra. Sinistra. Indietro. Sei un fenomeno. Sotto. E sopra. Sì! Hai preso tutte e 6 le direzioni. È per questo che sono il numero 6. Strepitoso. Andiamo. Abbiamo una chiamata. Qui è agente 85. Che succede? Le cose vanno male. Ancora per poco. Oh, giusto in tempo. Abbiamo un piccolo problema. Ma i piccoli problemi possono ingrandirsi. Di che cosa si tratta? Guardate queste scatole. Aspetta, lo mando sullo schermo. Quella scatola sembra a posto. Il problema non è la scatola bianca, ma è quella rossa. È vero, non mi sembra un granché. Già, e neanche quest'altra. Bene, manderemo qualcuno a sistemare tutto. Grazie, sapevo di poter contare su di voi. Chi mandiamo? Beh, potresti andare tu, 5. Ok. Ma dopo tutto, credo che sia un lavoro per me. D'accordo, andrà 6 in missione. Pronti per il lancio? Qui c'è un problema, cosa si fa? Chi deve uscire? Chi ci andrà? Chi sarà scelto? Io non saprei. Chi deve uscire? Il numero 6. Buona fortuna, 6. Pronti per il lancio? Controllo che sia tutto tranquillo. Non c'è nessuno. Beh, a parte Teo, il gatto. Teo non è un problema. Forza, si parte. Cerco un 6 per l'atterraggio! Ecco, l'ho trovato! Quella scatola non va per niente bene così! Proverò a capire il problema di queste scatole! Voi avete qualche idea? Chiamiamo gli agenti! Sapete aiutarci? Qui, agente 33! A quella scatola manca un lato. Queste scatole devono avere 4 lati. Va bene, manca qualcos'altro? Le scatole devono avere anche una base, così le cose non cadono. Ok, 4 lati e una base. Cosa può servire ancora? Un coperchio. Ok,
Quattro lati, una base e un coperchio. Ora possiamo ripararla. Abbiamo altri problemi con le scatole. Sarà meglio che tu venga a dare un'occhiata svelto. Ok, arrivo in un lampo. I problemi diventano sempre di più. Quelle scatole sembrano a posto. Ma quella ha qualcosa che non va. Cosa ha di sbagliato quella scatola? Vediamo, quattro lati, un coperchio e una base. Eppure c'è qualcosa di sbagliato. Ha quattro lati, ma sono tutti diversi. I lati sono storti e non entrano bene negli angoli del quadrato. Le scatole storte non si impilano bene. Temo che quelle scatole non resteranno in pila. Oh no! La forma di quelle scatole è tutta sbagliata! Che cosa succede? Credo di saperlo! Guardate! Oh no! Il cambiaforme! Cosa sappiamo del cambiaforme? Cerchiamo informazioni su di lui. Il cambiaforme è tornato. Cambia forme, è un bel piantaguai. Cambia forme, sconvolge più che mai ciò che rotondo quadrato fa. Cambia le forme a volontà. Cambiar le forme è il suo piacere. Attento, non ti far vedere. Il cambiaforme cambia sempre la forma delle cose. E adesso sta cambiando la forma delle scatole. Dobbiamo sbarazzarci subito di lui. Facciamo ritornare quelle scatole come prima. Io so cosa serve a quelle scatole. Energia mentale. Giusto. Scatole tornate normali. Scatole tornate normali. Queste scatole hanno bisogno di quattro lati, una base e a volte un coperchio. Invio energia mentale. Scatole tornate normali. Ora dobbiamo far tornare normali le scatole con i lati storti. C'è bisogno di altra energia. Niente più lati storti e angoli strani. Angolo retto, angolo retto. Invio energia mentale. Scatole, 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 scatole. Basta così, tre. Scatole con quattro lati, coperchio, base e angoli retti. Hai esagerato con l'energia mentale. Facci picchia. Ora finiranno per esserci scatole dappertutto. Ecco, guardate. Oh no. Se tutte le cose finiscono nelle scatole, potrebbe accadere di tutto. Un serpente a sonagli. Potrebbe finire in una scatola. Una scatola molto stretta e lunga. Anche un semaforo potrebbe finire in una scatola. Un'altra scatola molto stretta e lunga. Oppure un albero potrebbe essere intrappolato in una scatola. Oh, potrebbe succedere davvero di tutto. Dobbiamo evitare le nuove scatole. Allora inviamo gli altra energia mentale. C'è solo un problema. Quale? Dov'è Sei? Ho perso il collegamento con lui. Deve essere nei paraggi.
ma non riesco a vederlo. Oh no! Dobbiamo riuscire a trovare sei. Dove può essere? Sto guardando. Agenti, avete qualche idea? Secondo me è chiuso in quella scatola. Certo, hai ragione. Provo a collegarmi con l'interno della scatola. Fai fretta! Facciamo una prova. Sei, riesci a sentirci? Sì, ma molto lontano. Che cosa sta succedendo? Ci sono scatole ovunque e tu sei in una di quelle. Oh, no! Possiamo mandarti un po' di energia e rompere la scatola dall'esterno. Io proverò a spingere dall'interno. Possiamo farcela insieme. Dobbiamo far uscire sei da quella scatola. Fuori dalla scatola! Fuori dalla scatola! Colpisci il coperchio prima! Liberati dalla scatola! Inizia con il coperchio! Coraggio, sei! Via il coperchio! Adesso i lati! Uno, due, tre, quattro! Via la base e via la scatola! Bravo! Ora eliminiamo le altre scatole. Via il coperchio, via i lati, via la base! È rimasta una sola cosa da eliminare. Via il coperchio, via i lati e via anche la base. Via il coperchio, via i lati, via la base! Ti ho sconfitto, cambia forme! Puoi tornare alla base, sei. Controllo se c'è qualcuno. Non c'è più neanche te o il gatto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Ottimo lavoro, sei! Mi dispiace per tutte quelle scatole in più. Soprattutto per quella che ti ha imprigionato. È tutto finito ormai. Guardiamo la tua missione. Tutto è iniziato con le scatole di quella bambina. Erano piene di giochi. Per questo aveva bisogno di scatole adatte. Non serve a molto una scatola senza i quattro lati. Una base. E a volte serve anche un coperchio. Oh, quelle sì che erano scatole davvero strane. Gli angoli non erano retti. E così le scatole non stavano in pila. Siamo riusciti a ripararle. Ma poi sono apparse nuove scatole ovunque. Fortuna che nella mia scatola c'era molta aria. Sei stato davvero in gamba con i salti. E così abbiamo eliminato le scatole. Sì! E il cambiaforme. Sì! E tutto è tornato alla normalità. No, questa non è proprio la normalità. Che vuoi dire? C'è troppo silenzio. Beh, perché Tre non è nei paraggi. Dov'è finita Tre? Avete mai visto questa scatola prima d'ora? Che cosa ci sarà mai dentro? Io! Oh! Sono numerati in una scatola! Ti ha spaventato, vero? No! Sei morto di paura! Insieme ad un adulto controllate le scatole che ci sono in casa. Quattro lati, una base e magari un coperchio. Quanti tipi di scatole riuscite a trovare? Fatecelo sapere e se avete dei problemi, chiamate i numerotti!